Tutto è pronto per il 26esimo trofeo Altavalle del Tevere, categoria giovanissimi, sul ciclodromo comunale Renato Amantini, a cui è dedicato il memorial che ci apprestiamo a vivere. Lontano minaccia pioggia, ma il sole non vuole smettere e quindi lui, il nostro Renato, da lassù guarda e ci manda un raggio di sole. Categoria G1 e G2, ogni appuntamento con due categorie per dare la possibilità a tutti i bambini di essere ricordati. I genitori sono fuori dal ciclodromo, questo per le disposizioni anti-Covid, all'interno in aree separate, come avete visto dalle immagini nella presentazione della giornata ciclistica. Ogni squadra ha il suo posto in base al numero degli iscritti e entrano solamente i bambini che partecipano alla gara e i direttori sportivi. Finita la gara, i bambini lasciano il ciclodromo dopo la premiazione e vanno direttamente a casa. Le medaglie e il pacco gara viene consegnato all'inizio ai direttori sportivi, che provvede poi a consegnarle. Categoria G1, la vittoria di Michael Fiorillo del team Cesaro, che precede Giulio Marchetti della Nestor Marciano e Andrei Tomei Keptanaru del Cicloclub Dario Bianchi. La quarta posizione per Massimiliano Massarone della Bellator Frusino, davanti a Nicolò Gagliardoni, Veloclub Racing Assisi Bastia. Sesto Giampaolo Matrone del team Cesaro, settimo Federico Luna della Pedrignano, ottavo Francesco Braganti del Città di Castello. Emma Fondacci della Nestor Marciano invece è la vincitrice della categoria G1 femminile. E siamo già alla categoria G2, ai nastri di partenza. C'è anche il drone quest'oggi per festeggiare la ripresa delle attività. L'aspettavamo da tanto tempo. Siamo stati a trovare Patrizio Braganti il mese di maggio, quando riapriva l'attività, e diceva: per quest'anno mi sa tanto che... E invece torniamo ad organizzare una gara. G2 femminile, la vittoria per Camilla Paoletti del Città di Castello. Brava Camilla, davanti a Alessandra Luna della Petrignano, Aurora Cerame del Castellettese in provincia di Novara fa terza, davanti a Asia Paris della Bellator Frusino. Nella categoria G2 maschile, la vittoria per Jacopo Chinellato, il Pirata Zannoni, davanti a Damiano Polvesi del Pedale Toscano Ponticino. Filippo Battistelli, terzo, Veloclub Racing Assisi, davanti a Alessandro Cesaro del team Cesaro. Alessandro Trabalza, quinto, della Foligno Start, davanti a Lorenzo Scarponi della Sotonia Cycling Club, e poi Giulio Scarponi, suo compagno di squadra. Ottavo, Luca Natale del team Cesaro. Nono, Elia Massarelli, Cicloclub Dario Bianchi. Decimo, Edoardo Agostini della Pontino Sermoneta. Questo è quello che riguarda la categoria della G2. Qui invece abbiamo i coniugi Braganti che ci danno una mano. Il piccolo ha corso appena poco fa, e questo è il drone che ci regala le immagini che vedrete nel corso della giornata. Una giornata davvero molto bella, bella davvero, con un'organizzazione perfetta, con la IADE che è responsabile del protocollo Covid, che è stata inflessibile, che inseguiva i bambini che non portavano la mascherina al di fuori degli spazi, controllando tutti quelli che entravano. E insomma, un'organizzazione davvero da prendere come esempio. E poi ne avremo altre due di gare nella prossima settimana, le prossime settimane da fare, e quindi ci sarà ancora da mettere appunto quelle piccole sbavature. E noi andiamo intanto in chiusura con quelle che sono le premiazioni, i podi per raccontare. E qui si sbocconcella un piccolo panino. Auguri e buona merenda. E brava anche a Camilla, che vince la sua categoria.